Ragazzi, allora vi aggiorniamo su come stanno avanzando i lavori sulla Rossana. Il motore dalla volta precedente era stato rismontato, mandato a Autotecnica Motori. Per fare la sua delibera definitiva, ha totalizzato un massimo di 423 cavalli da 6.000 giri fino a un massimo di 8.000. Il limitatore è 8.250, ma il piccolo ha raggiunto 8.000 giri. Adesso andiamo a vedere cosa è stato fatto da quando è tornato da Autotecnica il motore, quindi è stato rimontato e da qui abbiamo sviluppato quello che vi facciamo vedere adesso. Cosa hai fatto? Cosa abbiamo sviluppato qua? Allora, qui abbiamo cercato di rendere la posizione motore più solida possibile, con dei supporti di nuova costruzione che devono ancora essere rifiniti, ma comunque siamo già quasi nella fase definitiva, per essere certi e sicuri che il motore sia ben agganciato alla scocca. Perché Ok. avendo cambiato completamente la posizione, chiaramente i supporti precedenti non potevano andare più bene. Per forza. Supporti nuovi costruiti dal pieno in alluminio, Sì. con tiranti saldati a piastre di rinforzo che tu vedi qui attaccate Ok. alla scocca, in modo che la flessione sia ridotta al minimo. Quindi il motore è veramente fissato in modo perfetto alla vettura. Ok, quindi le piastre sono le piastre che sostengono il motore, però dopo hai saldato delle piastre nuove Del rinforzo. per rinforzare con dei tiranti in modo Con dei che. tiranti, in modo che il motore non abbia nessuna oscillazione verso il basso, Ok. perché inizialmente il motore, essendo trasversale, Sì. Sì. in questa posizione c'era una traversa che univa la parte inferiore del motore e teneva chiusa anche la Me la scocca, dove il ricordo. motore si andava a appoggiare. Avendo Ok. tolto quella, diciamo che la scocca è Si è più indebolita. libera. Si è indebolita, Quindi certo. inizialmente il motore viene fissato su quei punti precedentemente, su cui si trovava precedentemente il supporto iniziale. Ok. Però abbiamo perso il collegamento Certo. che noi adesso andremo a fare. Finito il posizionamento, andremo a fare un'altra traversa che passa sotto il motore che legheremo la parte scocca. Come vedi, questi supporti sono ancora un po' grezzi, perché inizialmente cerchiamo di dare compattezza e robustezza alla struttura. Mi sembra giusto anche perché non sappiamo cosa andiamo incontro, quindi è meglio partire. Con l'abbondanza. Esatto. Non si E dopo andremo a scavare, andremo a sbaglia. alleggerire, ma questo è una fase successiva. Questi due Ok. tiranti che inizialmente non erano previsti perché pensavo potesse rimanere, avere una solidità a sufficienza, ma poi quando abbiamo messo il motore era troppo. Il peso del motore ci faceva muovere un po' l'attacco È un po' una inferiore. pecca di questo qua, che essendo un motore molto grosso, pesa tanto. E Pesa, quindi. sì, pesa i suoi 170 kg e Madonna. comunque si fa sentire. Eh sì, È eh sì. chiaro E che quindi è con questi due questo. tiranti hai ritenuto Però con questi opportuno tiranti che. siamo sicuri che il motore è stabilmente fisso alla scocca. Due seal and block qua. E ce ne Qui, sono due chiaramente ecco. sul cambio. Sul cambio, In più ok. poi ti farò vedere sopra che c'è un tirante antirotazione, perché il motore quando nella sua fase di Sì, per funzionamento tende sempre a forza, ruotare. esatto. Quindi con un puntone messo nella parte superiore blocchiamo questo movimento di rotazione. Dopo che sono stati costruiti i collettori, è andata al banco e rientrata, abbiamo visto che la posizione comunque è perfetta, quindi i collettori sono stati costruiti in modo perfetto dal nostro amico Molto bene, Guglielmo. esatto. Le uscite le andremo a fissare in un secondo momento, ma l'importante era avere che l'ingombro complessivo dello scarico non andasse a interferire con gli accessori, che saranno, oltre alla pompa dell'olio che abbiamo già installato qui sotto alla coppa, ci sarà lo scambiatore che ti avevo già Sì, fatto vedere a suo sì, tempo, lo sì. Ok. scambiatore acqua-olio che andrà in questa posizione, il supporto filtro che andrà in questa posizione e il serbatoio dell'olio che l'abbiamo Ecco. posizionato sulla destra, Questo bel lato bambino va passeggero. inquadrato perché è un certo serbatoio ed è proprio grande, perché non avendo più tutto il sistema di Non avendo più la lubrificazione, coppa, esatto, con la coppa, abbiamo dovuto
trovare il posizionamento per un serbatoio nuovo. Serbatoio che tiene 8 litri, okay, che sono più o meno quelli che teneva anche il motore con la coppa umido. Originale. Però okay, chiaramente abbiamo trovato la posizione migliore, che è quella lato passeggero, abbastanza verso il davanti del motore. In modo che bilancia anche il mio peso. Va un po' a compensare quello, esatto, che... Esatto, dal lato guida l'ho messo a destra. Sì, lo scopo è quello di accentrare il più possibile i pesi, quindi sia nella lunghezza della macchina che nella larghezza. Certo. Più li mettiamo al centro, meglio è. Lo scopo era quello. Esatto. C'è una cosa da precisare per i collettori, che questi collettori qua sono stati fatti da CTS, sì, da Guglielmo, a Maranello, ed è quello che ha costruito a suo tempo i collettori della Formula 1 Ferrari quando vinse Michael Schumacher, quindi secondo me un po' ne sa di collettori, di flussi di gas di scarico, quindi insomma ci fa ben sperare. Il banco ha detto la sua, quindi siamo già contenti. Questo è il componente del 3 in 1 che va, sì, posizionato qua. Praticamente lui arriva qui e guarda verso l'alto, perché poi si collega al silenziatore. Con la cassa. Un altro studio che è stato fatto da CTS è stato, cioè da Andrea e da CTS, è stato fatto la nuova cassa silenziatrice, che dal 3 in 1 va sopra la traversa che si vede qua e si va a posizionare esattamente sopra il cambio, e quindi qua ci sarà una bella cassa silenziatrice, perché prima faceva troppo rumore, e così invece sarà più pulito, più pieno, sempre con le due uscite alte laterali, però insomma diventa più piacevole. Io ce l'ho anche eccolo, ce l'abbiamo qua praticamente. Questo sarà così il suo barilotto. Andrà, che andrà posizionato lì in mezzo. Esatto, dietro al paraurti, sopra al cambio. Quindi i collettori vengono su e vanno dentro alla cassa più alta. Perché vi dico questo? Perché oggi, nella maggior parte dei circuiti, esiste la deroga rumore, quindi non si può andare con delle macchine completamente aperte, ma bisogna silenziarle per stare all'interno dei 110 decibel, che è il limite massimo delle auto stradali. Un'auto da corsa può andare anche al di sopra, però deve essere una giornata in deroga rumore chiamata, però è sempre meglio insomma contenere il più possibile il rumore appunto delle macchine. Non si può più fare una macchina che faccia rumore di una Formula 1 di una volta, purtroppo. E questa cosa, ne sono sicuro, spiacerà molto di più a Matteo che a chiunque altro, perché insomma noi sappiamo che Matteo ci tiene molto, ha un po' un odio proprio dentro di sé per le macchine elettriche e tutto quello che è l'evoluzione. Gli piace più questa robina qua, ecco, a lui, Grazie. Prego. Passando invece nella parte posteriore, che stiamo ancora completando, come tu vedi, stiamo ancora completando la legatura, diciamo, della parte posteriore del cambio. Ok. Stiamo costruendo, oltre ad aver fissato il cambio con queste due strutture in alluminio, sì, andremo a legare queste due strutture, come inizialmente poi era fatto, alla scocca, quindi faremo altre due tiranti che vanno a agganciarsi alla scocca, in modo che leghiamo la parte di supporto al cambio anche alla parte superiore, creando una struttura chiusa e che ci darà una notevole rigidità. I semiassi che sono stati fatti su misura chiaramente sono uguali destra e sinistra, perché avendo il cambio al centro li abbiamo fatti sovradimensionati, mm-hmm, così in futuro abbiamo un surplus di potenza, possiamo essere già... Ah ok, ci siamo portati avanti, esatto. con i lavori. Li ho fatti fare da Bacci, okay, Andrea, perfetto, mio caro amico, sì, e chiaramente essendo uguali diventa tutto più semplice sia nella costruzione, nella produzione dei componenti. Certo. Abbiamo le tazze che chiudono la parte finale, in modo che il grasso rimanga all'interno anche una volta che smonti il semiasse dal motore, dalla macchina, sì, in modo che non esca mai il lubrificante. Invece questo che cos'è che mi sembra un bell'oggettino?
quello lì è l'attuatore del cambio, perché sai che avrai il cambio al volante, no? Esatto, esatto, l'ho detto apposta perché già mi piace molto. Questo è praticamente un pistone pneumatico che riceve aria da queste due entrate. Ok. Una per fare l'inserimento, una per fare la salita delle marce, una per fare la discesa delle marce. Quindi cosa succederà? Che all'interno di questo componente che c'è una parte che fa da serbatoio, da accumulo aria, ok, perché dall'altra c'è la gestione elettronica delle elettrovalvole. Ah, ok. Con un comando. Quindi è elettroattuato pneumatico. Pneumatico, ci sarà un compressore che alimenta questo accumulatore. Ah, come i Porsche Cup alla fine. Assolutamente simile. Quindi si sentirà il rumore quando metti dentro una che parte il compressorino. Esattamente. Che figata. Avrai, quando tu azioni le due palette dietro al volante, sì, una elettrovalvola che aprirà un condotto, farà arrivare l'aria in uno di questi due ingressi, il pistone tac, butta dentro la marcia o te la scala. Certo. Ci sarà poi in centralina la gestione, che con il taglio corrente per il motore, l'attivazione di tutti i componenti che servono per azionare il pistone, ti faranno il cambio marcia o la scalata. Certo. E diventerà tutto molto più semplice anche nella guida, perché non dovrai mai staccare. Ci sarà anche il blip, quindi va su, pam, automaticamente ti farà la scalata in l'accelerata in scalata. E praticamente, e così mi devo concentrare solo sulla frenata, non più al puntatacco. E avrai le mani sul volante sempre. Purtroppo, ahimè, Matteo me ne vorrà, ma perderemo quel gusto particolare del puntatacco, purtroppo. Però per le performance che dobbiamo andare a cercare, sì, perché poi qua in effetti inevitabile. La frizione servirà sempre solo per partire, per fermarsi, ma poi non la userai più. Esatto. Quindi anche una minore usura della frizione stessa. Ok. Velocità di cambiate più veloci, il cambio più. Comunque subisce meno stress. Il cambio, non abbiamo detto, il cambio è un Sadev 6 marce, quindi passiamo da un manuale 5 marce a un sequenziale con cambio al volante 6 marce. Chiaramente abbiamo ravvicinate, abbiamo selezionato anche un po' le cadute tutte degli ingranaggi con le varie velocità, e abbiamo una velocità massima, mi sembra, sui 276, che poi è modificabile, è modificabile poi con la sostituzione dei rapporti, che poi aumentare. Che adesso non abbiamo preventivato, perché prima lo proviamo, poi dopo vedremo. Sì, per quello che abbiamo, per il motore che abbiamo, diciamo che su tutte le piste abbiamo la rapportatura giusta, sia per le piste veloci che per quelle un po' meno veloci. Ok. In modo da avere, con una rapportatura facciamo un po' tutto. Certo. Poi dopo si vedrà anche poi quando la metteremo in pista come reagisce, e da lì poi si potrà modificare. Insomma, esatto. Vi ricordiamo che il motore è stato girato. Quindi, dopo tutto questo riposizionamento che abbiamo descritto fino adesso, devo ricordare assolutamente che è stato fatto un cablaggio dedicato per questo motore. Quindi il cablaggio, tutta l'elettronica che c'è in vettura arriva dietro al motore, questi sono i fili. Essendo stato appunto girato, il cablaggio è da rifare. Siccome alcuni componenti sono stati riposizionati, come per esempio il motorino d'avviamento, per forza bisogna rivedere anche questo. Quindi, come molto spesso accade nelle macchine da corsa, le cose vanno rifatte. Integrare tutto il cablaggio.